soddisfatto per questa quarta vittoria consecutiva, una vittoria di grande sofferenza, però rispetto al primo tempo, Oddo, nella ripresa si è visto un Pescara che pian piano ha preso il dominio del gioco. Sì, io credo che l'abbiamo fatto anche nel primo tempo, solo che eravamo poco convinti negli ultimi 30 metri, abbiamo sempre provato a giocare palla a terra anche nel primo tempo. Siamo mancati negli ultimi 30 metri e probabilmente eravamo un po' troppo lunghi, non accompagnavamo bene l'azione e mi sono un po' infastidito perché mi ero raccomandato con i miei ragazzi, le loro armi erano un po' queste ripartenze con giocatori veloci e abbiamo concesso un po' troppo queste fasi di gioco. Nel secondo tempo siamo stati più convinti, siamo stati più corti, ma soprattutto abbiamo avuto quella voglia di vincere che ha fatto sì che ci scattasse qualcosina in più, ma soprattutto sottolineo che sono contento per la maturità che sta assumendo questa squadra, perché in campo adesso è una squadra vera che sa soffrire, perché c'è da soffrire su tutti i campi, però nei momenti di difficoltà viene fuori la grande. E che oggi io vedevo la squadra, un po' tutta la squadra, giocare leggermente compassata. Capisco che abbiamo fatto tante partite in poche settimane, quindi molti erano anche un po' stanchi. Però io dico sempre che quando sei stanco non devi correre tu, ma devi far correre il pallone. Si può sempre migliorare, ma l'ho detto prima, la pecca del nostro primo tempo sono state quelle, poca velocità nella manovra e un po' troppo lunghi, accompagnavamo poco l'azione. Quando incontri queste squadre che hanno questi giocatori veloci come Dimitru, come Costi, come Schiattarella, e nelle ripartenze sono bravi, allora lì devi avere il coraggio anche di andare in avanti, perché è vero che devi fare 10-20 metri in più in avanti, però poi consenti a tutta la squadra di non farne 60 indietro di scatto. La munizione è giusta secondo me, perché è un po' una mancanza di rispetto a qualcosa di valore, sicuramente qualcosa che è messo lì per il pubblico, quindi sono gesti che non si fanno e giustamente pagherà. Adesso vado in vacanza, poi fra 3-4 giorni parlerò con la società e vedremo cosa ci sarà da fare. Ragazzi, sapete benissimo quali sono le esigenze di questa squadra, ma esigenze di tipo numerico, non certo di qualitativo, e quindi vedremo cosa ci sarà da fare. Mitrizio è un giocatore fantastico, secondo me ha delle qualità immense, tecniche immense, e è arrivato qui con una base di scuola tecnica sicuramente sopraffina, perché ce l'ha e perché questo gli insegnano in questi paesi dell'est. Probabilmente era indietro ancora nella fase di non possesso, nello stare in campo. Ci stiamo lavorando da 5 mesi, si vedono i risultati, ancora ampi margini di miglioramento, un giocatore che sicuramente ci tornerà utile. L'ultimissima, Oddo, Pescara chiude il girone d'andata a 37 punti, un ottimo bottino. Beh, sono tanti. 37 punti secondo me sono veramente tanti, viste le premesse. Sono tanti in generale, ma considerando il fatto che siamo una squadra costruita sulla base di tanti tanti giovani, con tante difficoltà come Campagnaro che non ha potuto giocare tanto, quindi questi vecchietti che si mettono a disposizione dei giovani, e considerando il fatto che è una squadra completamente nuova rispetto all'anno scorso, ci sono un paio di giocatori, 2-3 giocatori titolari che hanno sempre giocato, io credo che abbiamo fatto qualcosa di speciale, ma non ci dobbiamo accontentare.